una delle principali motivazioni dell'associazione. C'è questo gruppo di amici in continua espansione che vorrà provare a divulgare nel mondo dello sport e del calcio in particolare quei valori a cui teniamo molto, quei valori che possono rappresentare il calcio genuino, quello che i bambini giocano nel campetto sotto casa. Così Bruno Astori, presentando la nuova associazione che nasce nel nome del fratello Davide, il capitano della Fiorentina scomparso a soli 31 anni il 4 marzo 2018, mentre era in ritiro a Udine con la squadra. L'associazione organizzerà giornate di studio che avranno per oggetto materie di carattere scientifico, giuridico, economico. Saranno anche create raccolte fondi da destinare a finalità benefiche connesse all'associazione. Era presente anche l'ex capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni, che ha affermato che ricordare Davide Astori è doveroso e mi dispiace che oggi non ci sia nessuno della Fiorentina. Sul restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze, il sindaco Dario Nardella ha detto: un posto importante a Davide Astori lo troveremo anche nel nuovo stadio e nella nuova area, perché come sapete il centro che porta il suo nome sarà demolito e ricostruito con un grande parco. Beh, se dovessi esprimere un desiderio, sarebbe bello che questo grande parco che sorgerà a ridosso dello stadio, sarà uno dei parchi più grandi che avremo a Firenze, con una superficie addirittura superiore a quella dello stadio stesso, sarebbe bello che portasse proprio il nome di Davide Astori, però questo lo decideremo con la famiglia e con i tifosi.